riaperte le scuole in queste settimane, ma riprendono ad aumentare i casi nelle scuole. Lei è preoccupato? Beh, sicuramente è una situazione paradossale perché evitiamo gli assembramenti, facciamo stare negozi chiusi e poi creiamo dei maxi assembramenti in queste scuole. Quindi sicuramente la didattica a distanza non è una valida alternativa. Veramente siamo con le braccia proprio cadute in terra. Quale può essere la soluzione secondo lei? Bella domanda, credo che la dovremmo rivolgere ai virologi a questo punto, perché pare che anche i vaccini non siano così tanto efficaci alla fine, quindi veramente siamo nelle mani del nostro Signore. Sì, è notizia che ieri gli Stati Uniti hanno sospeso in via precauzionale Johnson & Johnson. È preoccupato, visto che comunque Johnson & Johnson è arrivato anche in Italia. Beh, sicuramente, perché cioè, aziende così grosse che comunque si sono prodigate per fare il vaccino e alla fine creino anche questi problemi di salute, sicuramente sono preoccupato. Io penso che se si adottano tutte le condizioni di sicurezza e tutti i protocolli, è anche giusto riaprire la scuola con attenzione, con moderazione, perché comunque questa chiusura è andata avanti per molto, però è stata giusta fino ad oggi. Con i vaccini stiamo andando avanti, i ragazzi devono comunque socializzare, muoversi, non possono avere questo tipo di blocco così prolungato. Aprire in sicurezza, monitorare la situazione e magari fare fino al 30 giugno, dico per esempio, fare questi mesi pieni in cui possono un pochettino recuperare. Quindi non teme che possa degenerare la situazione come è successo in questi mesi, nel corso di questa pandemia? Beh, ma l'abbiamo visto, diciamo, a livello magari ecco, di altre attività, in quella scolastica sì, è vero, forse tutto il personale che gira intorno potrebbe, ma quello deve proteggersi, deve fare attenzione. Penso che anche il personale degli insegnanti come vaccini sia stato già completato, no? Come vaccinazione, quindi anche tutto per questo motivo, ecco, proprio per progredire e andare un pochettino avanti. Però ripeto, non deve essere una cosa, diciamo, vista come una sottovalutazione, assolutamente, è perché comunque c'è necessità, insomma, di riattivare un po' le scuole, sono fondamentali per i ragazzi, per i bambini. Poi anche questa riapertura progressiva, no? Fino alla prima media, giustamente. Poi se ne riparli l'anno prossimo, speriamo con nuove prospettive e con una situazione di vaccini completate. Era più importante avviare il commercio che avviare le scuole. I bambini potevano tranquillamente fare la DAD perché funziona. Quindi era importante, a mio avviso, continuare a casa. C'è il rischio che la situazione possa completamente degenerare e quindi compromettere queste settimane finali di anno scolastico. Sì, perché poi in effetti manca poco, insomma, alla fine della scuola. La cosa più importante, insomma, secondo me non erano gli alunni a scuola, assolutamente. Potrebbe compromettere anche la problematica dei contagi e intensificarsi. Quindi lei è d'accordo quando De Luca parla più che di classi di età, di classi di lavoratori, quindi di persone che hanno bisogno di ritornare a lavorare. Assolutamente sì, anche perché questo problema non è un problema che si risolverà a breve.